Infatti, tu, come ogni essere, sei in seno alla divina unica esistenza. Ed è il razionale che ti sente abbandonato. Irrazionali sono le tue paure e il non sentirti amato. La tua esistenza non è un fatto casuale e tu non sei abbandonato a te stesso. Gli affanni che ti amareggiano sono la conseguenza di un tuo modo errato di porti nella realtà e mirano ad indirizzarti diversamente. Se ti senti incompreso è perché a tua volta non comprendi. Se ti senti rifiutato è perché rifiuti se non altro il fatto che gli altri sono diversi da te e quindi possono non condividere il tuo modo di essere. È un errore pensare che gli altri ti debbano particolari attenzioni e cure, che spetti a loro comprenderti e stimarti. L'illustrazione della realtà che facciamo mostra come ogni essere sia importante, ma lo è in eguale misura, ed è quindi errato tanto sentirsi reietti quanto meritevoli di privilegi. A te sono dette queste cose perché il tuo dovere è viverle, esigere non solo i tuoi diritti, magari inventandone dei nuovi, ma adempiere i tuoi doveri, che sono anche quelli di stabilire con gli altri un nuovo e diverso tipo di relazione. L'uomo non è fatto per rimanere chiuso nel suo punto di vista, ma il suo senso del trascorrere e del divenire della realtà ha proprio lo scopo di non fargli ritenere insuperabili le sue opinioni, perché per quanto precise possano essere le sue concezioni, sono sempre opinioni. La realtà è così vasta che l'uomo non potrà mai ricomprenderla in un sistema ideato nella sua limitazione di essere limitato e quindi relativo. Perché rendere necessaria l'azione correttrice del dolore per comprendere tutto questo? Perché rifiutare ciò che solo può darvi chiarezza e serenità? La comprensione e quindi la partecipazione di te stesso sono lo scopo per il quale sei stimolato dai fatti della vita. Trova in te stesso lo stimolo e la volontà e tutto ti sarà meno angoscioso e più sereno. Pace a te.